Don Gare, saluto a tutti gli ascoltatori di Cristiani Today e continuiamo la rubrica che abbiamo iniziato da poco, che significa lo studio di alcune delle maggiori religioni che abbiamo nel nostro tempo, e cercando di vedere un pochettino gli aspetti particolari e cercando anche di fare un piccolo confronto con il cristianesimo. Ecco, le religioni non si possono spiegare in una sola puntata perché sono molto ampie. Ecco, però la parte che io ritengo che sia più opportuna, più interessante, è questo piccolo confronto che facciamo tra queste grandi religioni e il cristianesimo. Tante persone non sanno dei particolari di queste religioni. Noi talvolta incontriamo il buddista, incontriamo, ecco, l'induista, incontriamo colui che adora, ecco, Allah, l'Islam. Incontriamo tante persone attorno a noi, anche incontriamo testimoni di Geova, incontriamo anche diverse persone che fanno parte delle varie sette di oggi, o chiamate nuovi movimenti religiosi, però sappiamo poco. Io ritengo opportuno che si possa mettere degli aspetti interessanti in rilievo e poter fare un confronto con noi cristiani. Cosa abbiamo di in comune? Cosa abbiamo invece di diverso con queste religioni? Ecco, oggi ci confrontiamo un pochettino con l'Islam, però non si deve pensare che questa puntata possa soddisfare tutte le esigenze della conoscenza dell'Islam. Noi mettiamo in rilievo soltanto alcuni aspetti particolari che sono interessanti, che sono i principali, e poi facciamo un piccolo confronto. In questo confronto vediamo le cose che ci uniscono e le cose che ci distinguono, diciamo. Quindi parliamo dell'Islam. Anzitutto vediamo cosa significa Islam. Io ho preso diversi appunti questa sera, quindi mi vedrete leggere questi appunti che ho preso. Islam anzitutto è un sostantivo verbale che si può tradurre con sottomissione, abbandono, consegna totale di sé a Dio. E quindi l'Islam più che altro è un sottomettersi a Dio, un atteggiamento dell'anima. Colui che ha questo atteggiamento fa parte dell'Islam. Nel linguaggio religioso, quindi, cosa significa Islam? Significa entrare in uno stato di pace e di sicurezza con Dio attraverso la sottomissione a Lui. Mentre lo sappiamo, la parola Allah significa Dio, la parola Corano significa recitazione, il libro sacro, il libro ispirato dell'Islam è il Corano, però accanto al Corano abbiamo anche la Sunna, che significa le consuetudini, quello che faceva Maometto e che viene ripreso dall'Islam. Vediamo un po' della storia dell'Islam, chi è Maometto, come si è arrivato all'Islam. Maometto nasce intorno al 570 d.C. alla Mecca. Il padre è un commerciante, però ecco, questo padre muore prima della nascita di Maometto e la madre muore quando Maometto ha appena 6 anni, quindi si ritrova orfano molto presto. Maometto è affidato al nonno paterno, però anche il nonno viene meno e quindi è affidato a uno zio. Questo zio fa il commerciante e quindi Maometto ha l'opportunità di girare molto nella sua vita, di conoscere ambienti diversi, città diverse, usi diversi, e questo gli permette anche di farsi una certa cultura. Però succede che all'improvviso gli affari vanno male e Maometto all'improvviso si ritrova in un disastro economico, si ritrova povero. Lui va a lavorare da una signora molto ricca. Poi con questa signora, una vedova, ecco, si unisce in matrimonio ed ha da questa signora 7 figli, 4 femmine e 3 maschi. Poi verso l'età di 30 anni, dai 30 ai 40 anni, Maometto entra in crisi, una crisi religiosa, comincia a chiedersi: ma com'è questo Dio? In se stesso, nella nostra nel nostro rapporto con lui e via dicendo. Siccome Maometto era solito ritirarsi per alcuni giorni nelle grotte
in meditazione sui monti intorno alla Mecca, ecco che proprio durante una di queste notti, Maometto ha l'apparizione dell'arcangelo Gabriele, il quale gli parla del Corano, gli parla delle rivelazioni, gli parla di com'è Dio, risponde a queste sue domande. E questo avviene il 27 del mese di Ramadan del 610 di notte. Allora, queste rivelazioni divine, Maometto le tiene per sé. Di per sé Maometto è analfabeta, non sa leggere, non sa scrivere, però ritiene dentro di sé queste rivelazioni dell'Arcangelo Gabriele, rivelazioni che dureranno ancora per 22 anni. Quindi lui ha la capacità di interiorizzare queste rivelazioni. Queste rivelazioni avvengono prima alla Mecca, poi a Medina e poi sino alla sua morte che è avvenuta intorno al 632. Intorno alla nascita e alla morte di Maometto ci sono anche dei piccoli dubbi, però diciamo che pressappoco queste sono le date della sua nascita e della sua morte. Però il 622, 10 anni prima della sua morte, ecco, avviene un qualche cosa di straordinario, cioè quello è un anno chiave per il mondo musulmano, perché avviene il trasferimento di Maometto da Mecca a Medina. E questo giorno sarà considerato, questo anno sarà considerato l'anno zero della nascente religione dell'Islam. Quindi, mentre per noi cristiani siamo nel 2020 d.C., per l'Islam a questo 2020 dobbiamo togliere questi 622 anni perché loro partono dall'anno 0 con il 622. Andando avanti, noi sappiamo che per quanto riguarda la mentalità dell'Islam, il credo religioso si trasmette nel mondo politico. Quello che si crede nel mondo religioso deve essere applicato dal mondo politico. Non c'è differenza, ma ci deve essere una unità. Tu credi così? Allora il mondo politico deve fare in questo modo, di modo che tutti possano fare in questo modo. Andando avanti, vediamo qualche cosa dell'Islam. È fondamentale conoscere i cinque pilastri dell'Islam, quello che costituisce la preghiera. I cinque pilastri sono, anzitutto, io cerco di pronunziare correttamente, però non ne sono molto sicuro. Leggo come ho scritto, come ho trascritto dei libri. Anzitutto abbiamo la Shahada, che significa la testimonianza di fede. L'Islam, la persona che è musulmana, deve testimoniare la sua fede agli altri. Poi abbiamo la Salat, che significa la preghiera canonica, 5 volte al giorno. Si può fare, ecco, sia nei luoghi religiosi, sia nei luoghi dove ci si trova. In questo momento è molto elastico. Poi abbiamo il Ramadan che conosciamo abbastanza bene perché è quel digiuno che fanno i musulmani che si trovano in tutte le parti del mondo in un certo periodo dell'anno segnato dalle fasi lunari e lì si fa il digiuno di pane, di cibo e di acqua per tutto il giorno, anche se Maometto non è così rigido come a volte lo presentano, dicendo che gli eccessi fanno sempre male. Quindi il Ramadan è il tempo del digiuno. Poi abbiamo il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita e quindi la Zakat, che è il versamento annuale in denaro, cioè significa che ogni musulmano deve versare una percentuale di quello che guadagna e questo guadagno poi viene naturalmente suddiviso anche a quelle persone che hanno di bisogno. Il luogo di culto, lo conosciamo molto bene, è la moschea, è il luogo di culto per eccellenza, però nello stesso tempo sappiamo che la moschea serve
non solo per le cinque preghiere giornaliere, ma serve anche come la fine del Ramadan, diciamo la rottura del tempo del Ramadan, serve anche per la raccolta che si fa una volta l'anno, serve anche per luogo di studio, serve anche come luogo di riposo, anche luogo di incontro. Andando sempre dentro la dottrina dell'Islam, vediamo anzitutto chi sono i profeti dell'Islam. Noi pensiamo che il profeta sia Maometto, però Maometto nella sua dottrina si riallaccia addirittura ad Adamo. Loro dicono così: colui che si sottomette a Dio fa parte dell'Islam. Non è tanto come esempio nel mondo cristiano il battesimo che ci rende cristiani, ma il fatto stesso di sottomettersi a Dio e di trovare in Lui pace e protezione vuol dire che quella persona fa parte dell'Islam. Ecco, e siccome il primo è stato Adamo, quindi Adamo fa parte dell'Islam. Dopo Adamo abbiamo tutta una serie di persone che fanno parte dell'Islam, e cioè Idris, poi Noè, poi Abramo, Lot, Isacco, Ismaele, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, il re Davide, Salomone, San Giovanni Battista, Gesù viene considerato un profeta, però non viene considerato Dio. E poi abbiamo Maometto. Maometto viene definito anche il sigillo dei profeti. Cosa significa? Con Maometto si chiude la rivelazione di Dio tramite i profeti. Maometto è il più grande dei profeti e il sigillo che conclude tutto. Ecco, loro si considerano come una religione abramitica, che significa che fa riferimento ad Abramo. Le tre religioni monoteiste e che fanno riferimento ad Abramo sono gli ebrei, i cristiani, quindi l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. Tutte e tre facciamo riferimento ad Abramo, mentre però, ecco, gli ebrei fanno riferimento a Isacco e noi facciamo riferimento a Cristo. Ecco, invece l'Islam fa riferimento a Ismaele. A Ismaele perché? Non perché discende fisicamente, anche se c'è chi dice giustamente che il mondo arabo discende da Ismaele, ma perché Ismaele si è sottomesso a Dio. E quindi abbiamo questo allaccio con Abramo. Però, ecco, l'Islam dice: dopo Maometto non ci sarà nessun altro profeta. Quindi tutto si conclude con Maometto, il quale diventa il sigillo dei profeti, il culto che per Dio, il culto è particolare. Loro credono che c'è un solo Dio, però questo Dio è particolare in quanto non genera. E qui cominciamo con le differenze tra il mondo cristiano e il mondo dell'Islam. Mentre noi diciamo che il Padre, Dio, ha generato il Figlio Gesù Cristo, e quindi Gesù Cristo è figlio uguale al Padre in quanto la natura divina, l'Islam invece dice: Dio non genera, Dio non può generare. Mentre noi diciamo che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, l'Islam dice invece che Dio non rassomiglia per niente all'uomo. Quindi cominciano un po' di differenze nella dottrina, nella verità di fede. E quindi, mentre noi diciamo che Dio è uno e trino, l'Islam dice è uno soltanto. Anzi, Dio non può essere trino, perché in questo modo significa che ha generato, oppure ci sono tre Dio, tre dei. E andando avanti nelle differenze, noi vediamo la differenza che c'è nei testi sacri. Cioè, noi diciamo che i testi ispirati da Dio sono i testi, ecco, della Sacra Scrittura, Antico Testamento e Nuovo Testamento. Antico Testamento per quanto riguarda gli ebrei, il punto focale è la Torah, e quindi
si riconosce il testo sacro, ci mancherebbe altro, agli ebrei, ma tutta la Bibbia per noi cristiani è ispirata, quindi anche i Vangeli, anche le lettere di San Paolo e via dicendo. Mentre per l'Islam c'è una certa ambiguità, diciamo. Loro dicono che sì, la Torah è ispirata, sì. I Vangeli, San Paolo sono libri ispirati, quindi la Sacra Scrittura è ispirata. Però, siccome c'è stata la malvagità degli uomini, siccome c'è stato anche una certa trascuratezza, sono ispirati. Però ci sono delle varianti che ne hanno manomessa la pienezza dell'ispirazione. Non è stata tramandata la scrittura in quella fedeltà come Dio l'ha data sia a Mosè sia nei Vangeli, nella Sacra Scrittura a noi cristiani. Ispirati sì, ma con un punto interrogativo. Così anche per i libri dell'induismo. Loro dicono sì, sono libri ispirati, però siccome col tempo, con la malvagità degli uomini, ci sono stati dei cambiamenti, quindi in effetti sono ispirati, ma annacquati. Non sono in quella verità che Dio veramente ci voleva trasmettere. La verità che veramente Dio ha trasmesso, che gli altri non hanno capito, quindi che quelli della Torah non hanno capito, che quelli della Sacra Scrittura non hanno capito, che quelli dei libri dell'induismo non hanno capito, ecco, questa verità viene ad essere trasmessa da Dio attraverso il Corano con Maometto, che è il suo profeta. Quindi potremmo dire con le nostre parole che la pienezza, la vera rivelazione, quello che Dio veramente ci voleva trasmettere, ce lo trasmette con il Corano. Mentre gli altri sono libri ispirati, ma non sono così come Dio ce li ha dati, sono stati in un certo qual modo, ecco, diluiti con delle mentalità umane e via dicendo, che non c'entrano con l'ispirazione piena di Dio. La pienezza di quello che Dio voleva dirci la si trova nel Corano. Ecco, questo è il concetto della sacralità dei libri sacri, delle varie religioni e del Corano. Noi sappiamo che il Corano di per sé, Maometto l'ha trasmesso oralmente, soltanto dopo, intorno al VII secolo, VII-VIII secolo, attraverso Uthman, con califfo, il Corano è stato messo per iscritto. Quindi non è stato Maometto a mettere per iscritto il Corano, ma è stato questo califfo. E da allora ai nostri giorni il Corano è rimasto intatto, come è stato trascritto a cavallo tra il VII e l'VIII secolo. E accanto al Corano, tra i libri sacri, c'è anche la Sunna, che significa le consuetudini. Sono una serie di sei libri che costituiscono una serie di detti, di fatti, di silenzi, di inazioni di Maometto, cioè un modo di pensare, di agire di Maometto, che fa parte anche di questa rivelazione che Dio fa all'Islam tramite il suo profeta. Ecco, poi accanto a questi libri c'è una grande letteratura che ha tre indirizzi, una letteratura di carattere giurisprudenziale, una letteratura teologica e una letteratura mistica, una ampia letteratura che viene tenuta anche in considerazione. Altre differenze che noi possiamo trovare con l'Islam è anzitutto, ecco, la santità. Per noi cristiani la santità significa che Dio è il tre volte santo, Dio è il santo, che fa diventare gli uomini santi attraverso la comunione spirituale con l'umanità. Siate santi perché io, il Signore, sono santo. L'uomo può arrivare alla santità entrando in comunione con Dio. Di per sé, secondo le lettere di San Paolo, ecco, colui che è battezzato è già santo, però deve arrivare alla pienezza della comunione con Dio per avere, diciamo, la pienezza della santità. E per l'Islam, santo c'è soltanto Dio e Maometto, soltanto loro due sono santi. Per quanto riguarda le reliquie,
noi cristiani veneriamo le reliquie, attraverso la reliquia noi veneriamo, non adoriamo, veneriamo, ecco, il santo a cui apparteneva quella reliquia. Però per il mondo musulmano le reliquie non sono da venerare, sono anzi un po', quasi un qualche cosa da respingere, quasi un fallimento della preghiera, cristiana o della preghiera dell'Islam. E per concludere, vediamo un pochettino qual è la posizione della Chiesa sull'Islam. Ecco, dobbiamo stare attenti a non confondere l'Islam con le posizioni estremiste dell'Islam. Di per sé, se noi volessimo fare un paragone con noi cristiani, noi cattolici, ecco, le Brigate Rosse, la mafia, dove ci sono persone battezzate, non rappresentano il cristianesimo, ma rappresentano se stesse. Di per sé l'Islam è una religione con cui si può dialogare. Ci sono molte persone che studiano nelle università cattoliche, che fanno il confronto tra le due fedi, che fanno un confronto sereno, un confronto in cui veramente si studia cosa dice l'Islam, cosa dice il cristianesimo per poter trovare dei punti d'incontro. E questo già il Concilio lo diceva più di 60 anni fa. Ed è una realtà, oggi è una grande realtà che troviamo nella nostra Italia, ma non soltanto in Italia, ma anche nel mondo, nelle varie parti del mondo. Guardate, i musulmani sono d'accordo che nelle nostre aule scolastiche ci sia il crocifisso, non fanno difficoltà. Noi siamo d'accordo che loro portino il velo perché è un segno religioso. E altri segni religiosi. Entriamo in dialogo, ci aiutiamo dove si può, ci aiutiamo. E sono gli altri che ci vogliono vedere in collusione, richiamando i tempi passati, richiamando i contrasti che ci possono essere su certe idee e via dicendo. È vero che ci sono ancora tante cose che devono essere, diciamo, smussate nell'Islam, la concezione della donna e altre cose, però siamo in cammino per arrivare a dei punti di comunione e questo è molto importante. Da sempre, diciamo, da quando il Concilio Vaticano II ha dato queste direttive facendo comprendere la vera identità dell'Islam, da questi tempi, ecco, noi entriamo in comunione e cerchiamo di scoprire insieme l'identità di Dio e quello che a Dio piace. Oggi ci sono tante persone che lavorano nel mondo cristiano e ci sono bellissime amicizie tra persone che appartengono all'Islam e persone che appartengono al mondo cristiano. Quindi noi dobbiamo puntare sempre sul positivo. E poi ci sono altre cose molto belle. Esempio, io seguo molto la Madonna di Medjugorje, l'ho detto più volte, a me ha fatto un miracolo in quanto mia mamma aveva un mese di vita, poi sono andato a Medjugorje, mia mamma è vissuta altri 20 anni. Ebbene, a Medjugorje la Madonna ha detto che i musulmani sono suoi figli, i musulmani sono suoi figli e questo dovrebbe bastare per chi crede alla Madonna, dovrebbe bastare per acquietare un po' gli animi di quelle persone che magari cercano più i fatti negativi per parlare male piuttosto che i fatti positivi. Ma c'è un altro fatto importantissimo di cui le cronache non parlano. Parlano. Si può trovare quello che dico su YouTube. Il Signore Gesù già da diversi anni appare a personalità importanti dell'Islam, appare a degli imam. In modo particolare ricordo un imam dell'Iraq che non si poteva in Iraq neanche pronunciare il nome di Gesù, pur essendo considerato un profeta. Da quando è apparso Gesù a questi imam, questo ha dato testimonianza e ha cominciato a parlare di Gesù alla televisione, nel suo paese, dove non si poteva parlare di Gesù. Ma ci sono anche centinaia e centinaia di musulmani
che si sono convertite al cristianesimo in seguito a delle apparizioni di Gesù. Gesù appare loro lo riconoscono come Gesù di Nazareth, e allora dicono: allora è vero che Gesù è Dio. E quindi, ecco, si convertono al cristianesimo. Ci sono studiosi che mettono in parallelo il Corano con la Sacra Scrittura. A un certo punto dicono così: ma il Corano mi parla più di Gesù che di Maometto. Di Gesù mi dice quando è nato, da chi è nato e via dicendo. Di Maometto queste cose il Corano non ne parla. E poi ecco il punto chiave: l'Islam sa, i musulmani sanno che a giudicare tutti i popoli sarà Gesù Cristo. Questo si dice nel Corano. E noi diciamo la stessa cosa: alla fine del mondo sarà Gesù Cristo a giudicare tutti gli uomini. Non giudicherà dicendo tu sei cristiano e tu sei musulmano, e anche se è molto importante la comunione con Dio, ma giudicherà dicendo: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, in carcere siete venuti a trovarmi, e via dicendo. Le opere di misericordia corporale e spirituale. Ci dice San Giovanni, ecco, nella sua prima lettera: se tu non ne ami il tuo fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi? Se tu ami veramente Dio, devi amare anzitutto il fratello in quanto immagine di Dio. Ecco, qui abbiamo dei punti in comune con l'Islam, significa l'aiuto verso il prossimo. Quindi, in definitiva, ecco, non possiamo dire di aver fatto una trattazione completa sull'Islam, sarebbe qualche cosa di assurdo poterlo fare nella nostra trasmissione, ma abbiamo dato alcuni punti chiavi. Dall'altra parte abbiamo cercato di fare un certo parallelismo tra cristianesimo e Islam. C'erano delle cose che io neanche conoscevo, studiandole poi ho capito che ci sono dei punti in comune con l'Islam, ancora più profondi di quello che pensassi. E poi, ecco, questa apparizione di Gesù. Se Gesù appare e questi si convertono, vuol dire che il Signore ama l'Islam. Voglio sperare che andando avanti, nonostante questa pandemia, nonostante tutto quello che ci circonda, possiamo arrivare a una comunione sempre più vicina, una comunione sempre più stretta, sempre più forte. E bisogna dire necessariamente che ognuno rimane nella propria fede. Cioè, non significa che creiamo una terza religione con l'Islam, tra cristianesimo e Islam facciamo una terza religione, assolutamente no. E ognuno deve stare nella propria fede, tranne che qualcuno non si converta dall'Islam al cristianesimo, dal cristianesimo all'Islam. Ma bisogna conoscere bene la propria fede, ognuno deve conoscere bene la propria fede. Ecco, però ci sono tanti altri punti di incontro che ci permettono di camminare insieme. Ecco, questo vale anche per tutte le altre fedi, cioè bisogna conoscere bene la propria fede e bisogna conoscere bene anche le altre fedi. Non per creare una religione universale, assolutamente no, ma per vedere quelle parti morali dove noi possiamo camminare, ed è bene conoscerci l'uno con l'altro, visto che ormai ci troviamo in un mondo dove troviamo in un bar, troviamo sia il buddista che la persona che viene dall'Islam, le varie religioni, troviamo l'ortodosso, il protestante e via dicendo, il cristiano cattolico, e dobbiamo vivere in una morale unita e conoscere bene la propria fede. E questo è il mio augurio. Io spero che questo lo si potrà vivere nel futuro, siate una cosa sola, quantomeno nella moralità. Concludiamo con una preghiera, concludiamo con la mia benedizione e ci rivediamo la prossima volta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.